Salve, oggi volevo mostrarvi come ho realizzato queste bamboline. Sono praticamente molto simili, la struttura sotto è uguale, cambia leggermente il vestitino e qui ci sono le orecchie, mentre per il pulcino c'è la piccola cristina sulla testa. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo a lavorare le nostre 18 maglie basse per altri 4 giri. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo a riempire l'occolovatta sintetica. Andiamo a fare 6 diminuzioni, in tutto saranno 6 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 6 maglie basse. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo 12 maglie basse per altri 6 giri. Inseriamo un po' di ovatta sintetica, andiamo a riempire anche il collo e andiamo a dividere le due parti per le gambe. 6 maglie basse per questa gamba, 6 maglie basse per l'altra gamba. Andiamo a lavorare le nostre 6 maglie per questa gamba. Mettiamo il nostro marcapunti, lavoriamo le nostre 6 maglie ed entriamo nella prima maglia qui davanti al nostro marcapunti. Chiudiamo la nostra lavorazione e andiamo a lavorare la nostra gamba. Andiamo a lavorare su queste 6 maglie. Lavoriamo le nostre 6 maglie per altri 8 giri. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie basse. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse. Andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e andiamo a fare 4 diminuzioni. In tutto saranno 4 maglie basse. Andiamo a fare altre diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Stacchiamo il nostro filo e lo andiamo poi a cucire all'interno. Andiamo a dare un po' la forma al piedino. Tiriamolo un po' in avanti in questo modo e andiamo ad inserire il filo all'interno del piede. Andiamo a fermare bene anche la punta. In questo modo andiamo a realizzare proprio la forma del piedino. Fatto questo, possiamo staccare e fare allo stesso modo l'altra gamba. Per il braccio andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 8 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Lavoriamo 6 maglie basse per altri 7 giri. Stacchiamo il nostro filo, andiamo a riempire un po' con l'ovatta sintetica ed andiamo a cucire al lato della spalla. Per i capelli potete o tagliare un po' di lana e metterla in questo modo, o la incollate oppure la andate a cucire sulla base. Andate a fare tanti ciuffetti di questi fino a riempire la testa. E poi potete aggiungere le treccine così come ho fatto a questa bambolina. Ho messo cucito prima le treccine e poi ho aggiunto i capelli sopra. Oppure potete utilizzare questi capelli sintetici che servono per legare i capelli e quindi potete utilizzare anche questi. Se volete un'acconciatura un po' più reale, potete fare la stessa cosa, andate a tagliare e andate ad applicare i capelli con un po' di colla sulla base della testa. Andate a applicare come meglio credete. Li potete fare lunghi, corti, li tagliate a misura che desiderate. Per le treccine ho fatto in questo modo: ho tagliato un po' di fili, ho cucito al centro qui e sono andata a fare le mie treccine e poi ho cucito sopra la frangia in questo modo qui.
applicandola tutta davanti, in questo modo. Andate a dividere le ciocche in treccina, così come ho fatto, e andate a fare un piccolo nodino con un po' di filo, in modo da fermare bene il sotto della treccina. Andate a tagliare un po' sotto, in questo modo, l'eccesso. Con il filato dello stesso colore dei capelli andiamo a realizzare gli occhi. Se riuscite a realizzarli a forma di cuore, li fate a forma di cuore, altrimenti andate a fare una semplice pallina. Per fare a forma di cuore entriamo prima da un lato e poi dall'altro lato dell'occhio. Per fare il cuore andate a disegnare prima una V e poi andate a riempire un po' da una parte e un po' dall'altra. Per realizzare il vestitino della nostra bambolina ho utilizzato i due metodi, in modo da farvi vedere come viene uno e come viene l'altro. L'unica differenza è per la parte di sotto, che questo è più ricco e più riccio, e mentre questo è più liscio. Perché praticamente qui ho fatto due aumenti dalla parte di sotto e quindi ho fatto solo uno, e questa è la differenza. Andiamo a vedere di come realizzare la parte di sopra e poi vi farò vedere come ho realizzato quella di sotto. La bambolina che sto realizzando adesso è quella del pulcino, mentre l'altra era quella del coniglio. Si fanno allo stesso modo, l'unica differenza è che sulle scarpine del coniglietto ho fatto le orecchie piccoline e il cappello con le orecchie, mentre questa andrà senza le orecchie, ma vi spiegherò anche come ho fatto le orecchie per quest'altro vestitino. Per la parte di sopra del vestito andiamo ad avviare una catenella di 18 maglie. Giriamo e andiamo a lavorare 18 maglie basse nelle 18 catenelle. Con delle maglie bassissime raggiungiamo la sesta maglia, in modo da ritrovarci qui verso il centro, e andiamo a lavorare 6 maglie basse nelle prossime 6 maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie. Fatto questo, rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare nuovamente 6 maglie su quelle che abbiamo appena lavorato. Andiamo ora a realizzare le bretelle, quindi andiamo a fare 2 maglie soltanto per questo lato e rigiriamo, e andiamo a fare questo lavoro di 2 maglie per 7 giri. Andiamo a ripetere 2 maglie per 7 giri. Fatti i nostri giri, ci andiamo ad unire nella penultima maglia qui. Andiamo a fare una maglia bassissima, in modo da poter unire le due parti. Andiamo ad unire anche l'altro lato, quest'altra maglia. Entriamo sia nell'uno che nell'altro e uniamo le due parti. Se vi riesce difficile, andate a cucire direttamente in questo modo. Andiamo a fare l'altra bretella da quest'altro lato. Andiamo a fare la stessa cosa, facciamo 2 maglie fino a raggiungere poi il settimo giro e ci andiamo a collegare dall'altro lato, in modo da far uscire il foro per la manica. A questo punto dovete prendere la decisione di fare questo vestitino più ricco o questo meno ricco, perché andremo a fare gli aumenti a seconda del vestito che scegliamo. Se faremo 2 aumenti sarà questo tipo di vestitino più ricco, mentre se faremo un solo aumento verrà fuori un vestito più stretto, diciamo. Andiamo a decidere se fare 2 aumenti oppure un unico aumento, e andiamo a lavorare però questa volta a maglia alta. Andiamo a fare 2 maglie alte per ogni maglia sottostante. Mentre se decidiamo di fare l'altro vestito più ricco, andremo a fare 3 maglie in ogni maglia sottostante. Decidete un po' voi quale più vi piace. Altra differenza è la lunghezza. Per questo vestitino ho fatto 3 giri di maglie alte, mentre per questo vestitino ne ho fatto 4. Decidete un po' voi se farla di 4 o di 3 giri. Per il merlettino che ho fatto qui ho utilizzato un filato sottile, in quel caso ho usato il bianco, mentre in questo caso vado a usare un filato arancio rosso.
e vado a praticamente questo colore qui, mesciato un po' di arancione, un po' di rosso, e vado a realizzare una catenella di 14 maglie. Vado a lavorare 14 maglie basse nelle 14 catenelle. Giro il lavoro, vado a lavorare 3 catenelle e vado a fare il mio archetto. Salto la maglia subito successiva, vado nella terza maglia e vado a fare una maglia bassa in questo modo. Vado a fare nuovamente le mie 3 catenelle che sostituiscono l'archetto 1, 2 e 3. Entro nella maglia, non subito dopo ma l'altra, salto una e vado a fare la mia maglia bassa. Proseguo in questo modo facendo 3 catenelle, saltando una maglia, entrando nella prossima, una maglia bassa, così per tutto il giro fino alla fine. Alla fine possiamo staccare il filo e andiamo a cucire qui sulla parte davanti tra la ricciatura e la base il nostro merletto. Andiamo a vedere come fare il merletto di sotto. Per la parte di sotto entriamo direttamente con il filo e l'uncinetto sotto il vestito. Per ogni fessura che troviamo qui tra una maglia e l'altra andiamo a fare 2 maglie basse. Proseguiamo questo lavoro per tutto il giro del merletto di sotto del vestito. Finito il nostro giro andiamo a lavorare 6 catenelle questa volta ed entriamo nella successiva saltandone una e andiamo a fare una maglia bassa. Andiamo a fare nuovamente 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle, ne saltiamo una maglia di sotto, entriamo nella successiva e andiamo a fare una maglia bassa. Proseguiamo questo nostro lavoro per tutto il giro. Se invece volete un merlettino un pochino più piccolo, andate a fare 3 catenelle anziché 6 catenelle. Finito tutto il giro, andiamo a fare 2 maglie basse, una e 2 maglie basse, e andiamo a fare un pippiolino. Per il pippiolino si fanno 3 catenelle, 2 e 3 catenelle, e le andiamo a chiudere nella prima maglia delle catenelle, qui. Andiamo a chiudere una maglia bassissima in questo modo qua. Questo è il nostro pippiolino e andiamo a fare nuovamente 2 maglie basse nell'archetto 1 e 2. Entriamo nell'archetto successivo e ripetiamo l'operazione: 2 maglie basse 1 e 2 e il pippiolino 1, 2 e 3 catenelle, entriamo nella prima nostra catenella e andiamo a chiudere una maglia bassissima in questo modo e andiamo a fare le nostre 2 maglie basse nell'archetto 1 e 2. Proseguiamo il nostro lavoro per tutto il giro. Se invece l'archetto l'avete fatto di 3 maglie, così come ho fatto qui, basterà fare una maglia bassa, un pippiolino e una maglia bassa e ripetere l'operazione. Terminato tutto il giro possiamo staccare il nostro filo. Per realizzare la rosa che ha qui ho fatto una catenella e l'ho avvolta su se stessa. Ho avvolto la catenella su se stessa e poi sono andata a fermarla sul vestitino con il filo. L'ho avvolta in questo modo e sono andata a fermarla al centro del vestitino con dei punti di cucitura. Per realizzare le scarpine andiamo ad avviare una catenella di 6 maglie. Andiamo a lavorare 6 maglie basse da una parte e 6 maglie basse dalla parte di sotto della catenella. In tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a lavorare nuovamente 12 maglie basse, ma lavorate in costa dietro, prendendo solo la parte dietro della nostra maglia. Andiamo ora a fare 4 diminuzioni e lavoriamo le restanti maglie normalmente.
In tutto saranno 8 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 8 maglie. Basta. Possiamo staccare il filo e andiamo a provare al piedino la nostra scarpina. Andiamo a tirare leggermente in avanti e andiamo ad inserire nel piedino in questo modo. Andiamo magari a fermare così non cadono con il filo. Con lo stesso filato possiamo andare a realizzare una piccola crestina. Andiamo a lavorare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa e una bassissima nel successivo. Ripetiamo fino alla fine. Fatto questo, andiamo a cucire la nostra crestina sulla punta della scarpa. Per fare le piccole orecchie che ha del coniglietto sulle scarpette, basterà fare una catenella di 3 maglie e lavorare 3 maglie basse nelle catenelle. Andate a chiudere e andate a riempire l'interno, così come avete fatto per le orecchie, o con il pannolenci oppure con il filato. Andate a riempire un po' di rosa all'interno e questo sarà il piccolo orecchio che andrà sulla scarpina. Per il cappello andiamo a prendere il filato giallo e andiamo a fare 6 maglie nel nostro anello magico. Stringiamo l'anello e andiamo a fare una maglia in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a fare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a lavorare 24 maglie per altri 3 giri. Dopo aver finito possiamo decidere di fare l'ultimo giro o a mezze maglie o a maglie alte. Vado a farlo a mezza maglia. Finito tutto il nostro giro a mezza maglia possiamo chiudere il lavoro. La differenza che c'è tra questo cappellino del pulcino e quello del coniglietto sono le orecchie per il coniglietto mentre la cresta per il pulcino. Per le orecchie del coniglietto andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie. Lavoriamo 10 maglie basse da una parte e 10 maglie basse dall'altro lato della catenella. In tutto saranno 20 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 20 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e possiamo riempire l'interno o con il filato rosa oppure, come ho fatto io, con un po' di pannolenci all'interno rosa. Andiamo poi a fare 2 piccoli occhi e un piccolo nasino al centro con un piccolo segno sotto, un trattino, in modo da simulare il nasino del coniglietto. Per cucire l'orecchio andrete a fare una piccola piegolina qui alla base, andate a stringere prima un po' e poi andate a cucire sul cappellino nel laterale, dopo averlo decorato all'interno. Tornando al cappello del pulcino andiamo a fare una cresta, andiamo a realizzare 6 catenelle e andiamo a fare, così come ho fatto per le scarpe, una maglia bassa e una maglia bassissima nella successiva, una maglia bassa e una maglia bassissima fino a terminare la cresta. Fatto questo possiamo staccare il filo e lo andiamo a cucire sul cappellino verso la parte un po' davanti, tra la metà e il davanti. Con il filato sottile andiamo a ricamargli il becco sulla parte davanti del cappellino, in questo modo andiamo a riempire tutta la parte realizzando un piccolo triangolino al contrario, in questo modo, e andiamo a riempire. Andiamo a riempire bene il tutto in questo modo. Dopo aver cucito anche la crestina andiamo a fare 2 piccoli occhi ai lati del becco.
Andiamo a cucire tutti i pezzi del vestito, il fiorellino e anche la base qui alla vita del nostro vestito, in questo punto qui tra le bretelle e la rosa in questo punto. Inseriamo il nostro vestitino alla bambola e andiamo a cucire dalla parte di dietro col filo che abbiamo lasciato. Andiamo a cucire bene tutta la parte di dietro, in questo punto qui, con dei punti invisibili che non si vedono all'esterno. Ed eccola qui, anche la bambolina pulcino è terminata, dopo aver fatto anche gli occhietti. Questa è la bambolina e questa è la bambolina coniglietto. Tutte molto graziose, scegliete voi quale fare, potete farle anche tutte e due, potete andare a cambiare in base al cappellino che andrete a fare, il vestitino, il colore che sceglierete, l'animaletto che più vi piace. Spero che questo mio tutorial vi sia utile, spero che vi piaccia e vi aspetto tutti alla prossima volta. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio, ciao ciao, grazie.